Salve a tutti ragazzi, rieccoci sul canale. Dunque, a quanto ho visto, non trovo altre strade. L'unica che non abbiamo ancora visto è quella andando proprio incontro alla fiamma che sono venuta fuori. Fa molta paura, però attenzione, attenzione, panico. Panico, panico. Ok, due fiale, perfetto. Insomma, ce l'abbiamo fatta, mamma mia. Sto coso stronzissimo. Puttana Eva. Dai, ah, eccolo qua. Grandissimo. Allora, subito. Sogno del cacciatore. Perché comincia a essere un po' panico qua. Allora, subito sogno del cacciatore, avanziamo di livello, credo che riusciamo a farne. Molto bella. Sicuramente sì. E lo mettiamo su forza. Via. Ma in realtà bentorna che molto bene. Che gli echi divengano la tua lascia. Quindi riusciamo anche a fare così, perfetto. E andiamo a vedere subito qua di riparare le armi. Attenzione, vai, sì. Questa è quella che ha. Mettere quella dell'attacco del fulmine? Sì, grande. Adesso questa fa anche danno da fulmine. In teoria. Vediamo, adesso poi la proviamo. Ok. Questo? Lapide del rito. Cappella di Yago. Dunque, proseguiamo. Vediamo dove ci porta. Questa non so se avete notato, ma non c'è il peso trasportabile. O meglio, non c'è un peso, un indice di peso. Cioè, sì, noi possiamo mettere e equipaggiare tutte le armi che vogliamo senza avere problemi a livello appunto di peso. È una cosa molto interessante questa. Cazzo. Ah no, io sono venuto da lì, sì. Posso farci niente? Cazzo, me l'ha buttata in culo il culo. Allora, vediamo un po' qua come funziona. Perché poi non esce questa stronza con la campanellina. Guardale, guardale! Cazzo, è giusto lì. Oh, vacca, però! Ma cazzo, ma così non me la cavo. Aspetta, panico, cane. Vaffanculo. Dov'è sta stronza con sta campanellina? Gliela faccio inviare. No. Sta. Tutto cane di merda. Ok. Allora, devo fare il giro. Attenzione. Panico. Scusi. Salve. Salve, tanto piacere. No, otto fiale di sangue. Otto fiale di sangue. Non so se è stata una buona idea, ma non lo so. Dov'è la zoccola con la campanellina? Cazzo.
No, merda. Basta. No, aspetta un attimo, aspetta, ma qua ci siamo già stati, almeno mi ricordo qualcosa. Gli F5A la campanella appena la trovo. Cazzo. Cazzo è? Panico. Qua? Mamma mia. Un po' in crisi qua. Vediamo se... Tana era... Aspetta! Oh, merda, merda, aspetta! Morto! Morto io, altro che... ma devo capire come fare a uccidere quella con sta campanellina di merda, perché così è veramente impossibile. Oh, è sotto. Oh, è sotto. Perché così è veramente ingestibile una roba del genere. Ah, sto non ho mica visto. Stacca e andiamo. Via, via tutto di corsa. Allora, noi eravamo da... Rituali dei incubo, bravo, un altro... Ah, vabbè, ma fate che sono sempre il solito. Perché non c'è? Non so, ciao. Siamo ancora seguiti. Va bene. Perseveranza. Ok, ciao. Il maiale c'è un po' così. Allora, torniamo qua. Aspetta. No. Aia. Aspetta che non ho... Cazzo però, eh. E che cazzo. L'abbiamo fatta. Grande. Ok. Oh, sembra sta stanza qua però mi crea problemi. Queste zone qua sono veramente... Scusi, non è per scusa, diciamo. No,
non è che non mi fidavo, ma proprio non mi fidavo. Ok, non c'è niente. Qui c'è un oggetto. Oh mio. C'è qualcosa lì che fidi molto. Ah, questo è uno di quelli, quindi è morto. E qua. Questo è il carcere dell'ipogeo. Non c'è niente. Ok. Proviamo ad andare. Che però sono poi. Se vado giù poi. Faccio fatica a risalire. Proviamo ad andare di sopra a questo punto. Passando da qui. Vieni qua. Dai. Ok, andiamo. Addio. Abbiamo glitch, eccetera, tanto. Ok. Forse lo so, no? Sempre al solito. E vediamo giù che... Secondo me c'è lei che si è incazzata come una bestia. Dove c'era la signora qua che piangeva. Ok, va bene. Quindi torniamo su. Caputtana! No, sì, vabbè, sì, vabbè. Ciao, sì, vabbè. Che cazzo è? Sì, poi ce ne mettiamo pure un altro, magari, che... Non so, magari... Così, no? 22. Ma porca la puttana di Eva. Come cazzo faccio? Non è difficile sta zona, assolutamente. No, assolutamente. Qua tra l'altro di anime non sono. Aspettate, perché ho beccato un botto di cose per modificare le armi, quindi vorrei anche utilizzarle. Giusto per modificare un po'. Eccolo qua. Perfetto. Questo è un bello scheletro, tra l'altro, questa roba qua. Aspetta, sbagliato. Ah, scusa, sono sbagliato. Ok. Un pelo difficile, ma giusto un pelo. Poi se avessero messo un po' di lanterne meglio, perché sono messe male, secondo me. Sono veramente messe male. Questa qua che senso ha qui? Era meglio metterla un po' più avanti, cazzo. Due adesso sono i cani, cazzo. Sto mettendo in mano.
qualche paiura, che paiura. Allora facciamo una cosa, andiamo dritti, per dritti, e cerchiamo di... Vacca. No, no. Non mi segua, non mi segua, mi stia lontano. Mi lasci solo. Mi lasci solo. Via, piano piano piano. Così. Ok. Devo di chiamarne una volta, ma che cazzo. Ah, bastardo! Lui allora. È lui il bastardo di merda. È lui il bastardone, cazzo. Vacca, è lui il... Ah, cazzo. È lui il bastardone. Ritorno, eh. E se ritorno, ritorno in maniera pesante. Tutti stronzi. Cazzo. Mi sembra un film pelo... sembra un pelo impossibile. Ma... Però Dio, possiamo aggirare questi e buttarci dall'altra parte che non abbiamo visto. Mi sembra un pelino impossibile. Perdere le anime, sta campanellina, mamma mia. Allora andiamo avanti come al solito. Vai, vai, vai. Allora, vediamo dove arriviamo andando di qua. Cazzo. Oh mamma merda. Chi c'è? Cazzo. Mamma mia. Prego. Okay. Ma questi rispawnano, cazzo. Dov'è quella col campanello? Aspetta, riusciamo ad attivarlo, sì? Dimmi di sì. Dimmi di sì. Cosa attiviamo? Andiamo bene. Due fiale di sangue, cosa abbiamo attivato? Aspetta! Aspetta, 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 aspetta. Dimmi, dimmi che tu sei quello che mi conto. Sì, ok, perfetto. Ok, abbiamo attivato uno shortcut, bene. No! Mamma mia, che lisci di merda. Ho trovato un bello shortcut. Perché? No, mi ha fatto un faloio, dovrebbe essere in vita. Ah, è in vita perché effettivamente è a rispondere. Quando trovo la zoccola con...
campanello. Tutta la puttana di campanello. Merda. Guarda te il Cristo. Ci stanno bombando. Ma che adesso? Vale, peccato. Mi sembra. Prego. Si è andato meglio, eh. Anche perché non mi danno anima questi. Ah, forse te li danno solo la prima volta che torno. Che. Torno in vita. Allora, io prima volevo capire questo qui. Cazzo, mi sono accorto di me. No, merda, qua mi chiudo, cazzo. Mi stanno seguendo. Uno potrei anche affrontarlo da solo. Sì, aspetta, sei buggato. Sei buggato, attenzione. O sei mio, però. Ti vaghi? Cazzo. Vabbè. Da lei? No, merda. Dammi l'arma, ok. Quello è buggato. Tanto si buggano sempre qua, non so se è tardi. Ma chi se ne frega? Aspetta, la lancia. Ok, dai. Vai. Ok, poi. Merda. No, infuriateli, cazzo! Si è buggato. Si è buggato anche lui. No, no, è lì. Cazzo, aspetta. No! Mamma mia però, Difficoltà estrema. È l'arma. E cazzo, basta. Dai, ok. No, cazzo. Difficile, no? No, tutto ok, tutto facile, bello, perfetto. Non è un pelino difficile, no? Mi viene in mente a sta storia, che sia un pelino difficile. Ma io faccio prima di andare di qua, perché devo prendere 2000 ascensori. E poi ne ho fatto tutto. È stato un peccato che mi abbia seguito anche l'altro, cazzo, uno da solo ce l'avrei già ucciso. Vabbè,
Allora, il... cazzo di anime, soprattutto vado prima a recuperare le anime che muoio io. Meno male che lui aveva, che lo ha lasciato qua, non ha preso il tizio, se no era lui. Non so se però le persone umane possono prendere quelle anime lì, ma chi lo sa. Cioè di guardare se il cibo è sempre usato, effettivamente c'è un cibo di merda. Allora, vediamo se c'è qualcosa da prendere qua e poi il cadavere. C'è una porta, ovviamente non si aprirà. Dalla la zoccola. Cazzo però, eh. Allora io adesso devo fare il giro, eh no, il giro in alto no, perché poi mi rispondo. La stronza qua mi rispondo. Beh, la tua campanella di merda però. Ok, questo ho sofferto abbastanza. Ok. Ah! Merda! Bene! Tanto è uccidere il zampione qua. Ma se io vado lì poi diventa difficile perché siamo in mezzo, va bene, allora dobbiamo fare l'altra strada. Andiamo da qua. Ok, facciamo un calmo. No, aspetta, aspetta, cazzo! E lotta! Dai! No! E cazzo! Beh, non vacca! Non so come cazzo fare, cioè una roba incredibile. Un colpo sei morto. Cioè, non credo che sia assolutamente umana una cosa del genere. Un colpo morto. Quante volte siamo morti in questo video? 1500 milioni di milioni. È chiaro che se con un colpo ti luce. Vabbè, adesso andiamo avanti, magari ancora una decina di minuti, poi ci sentiamo. Un colpo ti uccide, mi sembra una cosa fattibile, cazzo. Poi gli rispondono se devono puttane col campanello, quindi tutte le volte che poi devi andare la caccia, andare la caccia a loro. E che coglione, però. Vabbè, comunque sti cosi sappiamo che non sono possibili da uccidere. Uccidere la zoccola, il campanello. Anche perché poi c'è questo sopra che spara la raffica. Madonna! A te. No! Cazzo! Mezza vita, madonna!
Sì. Statato. Ma capitano, ma che processato! Cioè, più lo sbatti con le anime che ti dà, veramente. Allora, stiamo trovando un botto di pezzi di pietra e non mi dispiace affatto, perché ci servono per aumentare l'efficacia delle armi. E non avevo recuperato le anime. Cazzo, dove erano le anime? Non le ho viste. Non ho recuperato le anime. Bastarda, mi sono completamente dimenticato. Ma sapete qual è il problema? Che credevo me le avesse fregate. Vacca puttana. Cazzate che ho fatto, penso 20.000 anni, 29.000 anni. Non posso fare niente di che. Adesso sono perso. Comunque è una zona un pelo difficile questa, forse un po' troppo difficile. Sì, ci sono, a differenza dei source, dove bene o male tutte le zone sono fattibili alla stessa maniera, qua ci sono delle zone veramente che sono difficili. Peccato, perché fare delle zone così complicate? Cazzo, ho buttato via le anime. Proprio ho buttato via le anime. Che pirla. Adesso sono lì, riesco a che cazzo, ma il problema è che ho buttato via troppe anime. Guarda. Madonna. Dai, mamma mia, rischio. Vabbè. Aspetta, Vai.
passaggio. Ok. Mamma mia, ma non ho idea. Vai. C'è un ciottolino. No, vabbè, peccato. Sì. Wow. Sono arrivato. Oh, mi sono qua, ma se mi ammazza almeno. Non sono tutti. Uccidere tutti. Vai già, per cazzo. Oh mamma mia. Per niente immagino. Cazzo, tutta sta fatica per niente. Cazzo. Per niente, guarda che roba. Vabbè ragazzi, io direi che per questo video gameplay siamo morti già troppe volte. Ci vediamo col prossimo video gameplay di Bloodborne. Appena visto. Decimo. Alla prossima.